sono due parole che ho in mente quest'oggi. Una è normalità e l'altra è amicizia. Proviamo a metterle insieme. E allora me ne viene fuori una terza, che è il viaggio dell'eroe. Pensiamo alla storia, guardiamoci indietro, guardiamo i film che più ci sono piaciuti. Guardiamo l'epopea, le storie, gli eroi e i miti. Gran parte delle storie, a partire dal Butanatroccolo, per finire all'epopea di Cristo, per passare per Socrate, Giordano Bruno, Galileo, William Reich, ma i personaggi sono infiniti. Nietzsche. Quando parti per il viaggio dell'eroe, lasci il castello e percorri la tua via per liberare la tua principessa dalla torre e tornare al castello. Ora, lasciare il castello non è solo un viaggio interiore, di lasciare i condizionamenti, lasciare il copione familiare, ma è anche lasciare la realtà consensuale, anche rinunciare a guardare il giornale e sentirti parte, a guardare le notizie e dire: ma in che mondo sto vivendo? Guardare quello che sta succedendo e sentirti una mosca bianca. O sentire che non c'è via d'uscita, come dice il buon Cacciari nel post che ho ripostato l'altro giorno. Sembra che siamo sulla via di non ritorno. Ok, quando ti sembra tutto questo, ricordati che stai compiendo, o meglio, la possibilità per te è compiere il viaggio dell'eroe. Cioè, non aspettarti di riconoscere e di essere riconosciuto, di riconoscerti nella normalità. Anzi, quella che fino a prima era il luogo, il crogiuolo che ti ha consentito di, come dire, di incubare te stesso, te stessa, come per la nascita, deve essere lasciato. Tu ringrazi la mamma e il papà, ringrazi l'utero, ringrazi Dio se proprio vuoi. Pensa al paradiso terrestre, alla cacciata, ringrazi e parti. E allora ogni volta che tu ti senti fuori posto, ti senti discriminato, discriminato, aggredito, attaccato, ti senti di non riconoscerti, ricordati, non potrebbe che essere così, ma guarda allora qual è il viaggio che stai compiendo. Ringrazia, perché tutto questo è l'opportunità. Tutto questo non solo è un insegnamento, ma tutto questo è quello che deve succedere. Se a un certo punto del tuo viaggio non ti senti diverso dalla norma, c'è qualche cosa che non va, o comunque, o magari non sai ancora per dove il viaggio, non tutti dobbiamo per forza in questa vita, diciamo così, partire per il viaggio dell'eroe, no? Adesso la ricerca del proprio sé, della nostra vera natura. E cosa c'entra l'amicizia? L'amicizia, intesa come filia, filos, dei greci, è sintonia, affinità. E allora, se noi ci aspettiamo che quelli che sono, che i normali, ci vivano come amici, dobbiamo dimenticarcelo. Perché è normale che non è partito per il viaggio, che non riconosce che è in viaggio, perché è ovvio, tutti siamo eroi in viaggio. Ma se tu non riconosci di essere un eroe in viaggio, ti adegui al copione, perché non è il tuo momento, semplicemente. Quindi cerchiamo di avere un atteggiamento equanime nei confronti di ogni posizione. Se non è il mio momento per riconoscere il viaggio, se sto ancora incubando chi sono, qual è la via che devo percorrere, recito il mio copione tranquillamente. Però, se io faccio questo, per fare questo, mi devo, come dicevamo
in altri video, automanipolare. Non devo accorgermi che il mio sé sta spingendo, altrimenti non potrei adeguarmi. E allora tu che mi ricordi, tu che stai percorrendo il viaggio e mi ricordi che c'è un viaggio, che si può uscire dalla rotta, che si può fare una scelta diversa, diventi un nemico. Non c'è filos, niente amicizia, ahimè, caro Cacciari. Certo, quello che fanno è ignorare, nella migliore delle ipotesi, se non combattere, giudicare certamente. È normale, perché altrimenti ti metteresti in viaggio se sapessi cos'è il filos, quella capacità di essere amico non solo con chi è in sintonia con te, ma di percepire la similitudine tra fratelli e sorelle, tutti eroi in viaggio, ognuno nel suo viaggio. E quindi io non scelgo l'amicizia per affiliazione, per simpatia. Vedi i gruppi calcistici, i gruppi politici, vedi le mafie, vedi la massoneria, vedi le lobby, capaci di essere amici quando condividiamo gli stessi interessi. Ma quando arriva il perturbatore, come diceva il buon Freud, lo gettiamo fuori dalla porta, la pecora nera, il nemico, il trasgressore. Come abbiamo detto, almeno da ignorare, se non da ostracismo, da cacciare, da mandare in esilio, da fino agli estreme conseguenze di mandare la forca, certamente. Non siamo più a quei tempi, più o meno, siamo in una certa etica dei diritti umani, per cui viene ignorato. Allora, l'amicizia. Uno, viaggio dell'eroe, dicevamo, ricordati che sei un viaggio dell'eroe. Due, filos. Anche chi, come diceva il buon Gesù Cristo, poggi l'altra guancia, anche chi non ti riconosce, non giocare la stessa carta di essere amico solo a chi ti riconosce, non unirti in gruppi e sentirti, fai pure i tuoi gruppi Telegram o WhatsApp o Facebook, ma sappi che se ti riconosci solo tra uguali, c'è qualche cosa che non va. Accogli il perturbatore, accoglilo con lo stesso amore, con lo stesso filos, con la stessa amicizia, riconoscendolo come un eroe in viaggio come te. E allora ogni situazione della vita, come dice il buon Norbu, quando tu cogli la vera natura delle cose, come sei come specchio e rifletti attraverso la contemplazione, il bene e il male, chi ti affine, chi non ti affine, è lo stesso. Puoi avere la stessa equanime amicizia, la stessa equanime filos. Questo è quello che puoi fare per non cadere nella tentazione di ripagare con la stessa moneta chi ancora non sa di essere in viaggio, chi non lo sta percorrendo, chi ha paura di percorrerlo, chi si identifica con il copione e chi riesce ad essere amico solo di chi la pensa come lui e chi ti emargina. Filos, viaggio dell'eroe. Filos, eroe in viaggio.